abbiamo in questo caso, sempre partendo dal settimanale, una struttura soprattutto di forza relativa contro l'S&P 500 opposta, quindi abbiamo una struttura rialzista fatta di massimi e minimi crescenti e ha invertito questa struttura praticamente dai minimi di settembre 2018, perché abbiamo avuto, se no, dal 2012 una continua struttura fatta da massimi e minimi decrescenti. Invece, ecco, a partire da settembre 2018, praticamente da un anno fa, questa struttura è cambiata, i massimi di forza relativa parlo, fatti registrare a dicembre 2018 sono stati proprio rotti al rialzo lo scorso agosto. Quindi mi piace l'impostazione di fondo, perlomeno sul grafico settimanale di forza relativa contro l'S&P 500. Massimi fatti registrare in area a 1566 all'inizio di settembre, da lì sul breve termine fatto una piccola fase correttiva, quindi fatta di massimi e minimi decrescenti, però diciamo sul brevissimo termine. Quindi mi sembra, vista un po' la situazione, che siamo in una fase correttiva all'interno però di un trend rialzista di fondo, che è quello partito dai minimi di settembre 2018. Se così dovesse essere, quindi se dovesse poi effettivamente ripartire al rialzo, potrebbe trovare i primi obiettivi in area 1613 e poi dopo più su in area 1700, quindi potrebbe avere un buon margine di risalita. Ecco, secondo me sul gold c'è ancora uno, ci può essere ancora uno scenario rialzista. Nel caso in cui dovesse scendere invece, direi sotto quota 1450, allora lì si indebolirebbe ulteriormente il quadro tecnico, perché questa correzione diventerebbe un po' troppo importante e allora bisognerebbe un po' un attimo rivalutare la situazione.